Se anche tu sei uno smanettone, uno studente, un programmatore professionista e lavori in ambiente Windows, credo che questo video possa interessarti. Ciao, sono Zan di Turbolab.it. Nei prossimi minuti vedremo insieme come installare passo per passo sottosistema Windows per Linux in ambiente Windows 10. Si tratta di un componente nativo fornito in dotazione a tutte le edizioni di Windows 10 che ti consente di avere all'interno del desktop del nostro Windows 10 una shell Linux completa, quindi un ambiente con una finestra di terminale Linux tramite la quale avere a disposizione SED, OOC, APT, tutti i software per Linux e soprattutto la possibilità di installare i vari servizi. Quindi stiamo parlando di PHP nativo per Linux, Nginx, Redis, Memcached, tutto quello che serve per sviluppare. E tutto rimane appunto in esecuzione all'interno di un ambiente nativo e originale Linux, se l'argomento ti interessa. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. L'unico requisito forte per poter utilizzare il sottosistema Windows per Linux è che sia presente Windows 10 in compilazione a 64 bit. Se quindi hai ancora Windows 10 a 32 bit, non potrai utilizzare questo strumento. Il componente è disponibile su Windows 10 Home, Windows 10 Pro ed edizioni superiori, ma non funziona con Windows 10 S. Dal punto di vista hardware, invece, è necessario un processore dotato del supporto hardware alla virtualizzazione. Ora, la maggior parte dei processori usciti negli ultimi 5 o 6 anni ne sono dotati, però potrebbe essere necessario abilitarlo esplicitamente nel BIOS. Se vuoi tutte le informazioni per abilitare questo componente e scoprire come sia il tuo processore ne è dotato, fai riferimento all'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it qualche tempo fa. Terminata la panoramica dei requisiti, vediamo concretamente come installare il sottosistema Windows per Linux. Quindi cerchiamo controllo sotto il menu Start per individuare il pannello di controllo classico. Una volta che si è aperto, clicchiamo su Programmi e quindi su Programmi e Funzionalità. A questo punto seguiamo il link Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows perché dobbiamo attivare due componenti distinti. Il primo componente da attivare si chiama Piattaforma Macchina Virtuale. Eccolo qua. Il secondo componente invece che dobbiamo attivare più sotto si chiama appunto sottosistema Windows per Linux. Confermiamo, partirà una breve elaborazione al termine della quale saremo chiamati a riavviare il computer per rendere operative le modifiche e quindi attivare le due funzionalità che abbiamo appena installato. Ritornati al desktop di Windows, clicchiamo con il pulsante destro sul pulsante Start e quindi selezioniamo Windows PowerShell di amministratore. Entrati nella PowerShell dobbiamo infatti impartire questo comando WSL spazio meno meno set meno default meno version spazio 2. Impartendo questo comando verrà fatto sì che tutte le istanze di Linux create appunto tramite il sottosistema Windows per Linux utilizzino il nuovo sottosistema Windows per Linux in versione 2. Se invece non impartiamo questo comando, utilizzeremo il vecchio WSL1, quindi la generazione precedente. Ora, in realtà la maggior parte dei comandi che vedremo e il funzionamento generale delle due piattaforme, WSL1 e WLS2, sono decisamente simili, però la nuova versione, appunto, WSL2, è decisamente più veloce ed è più funzionale. C'è solo una cosina importante da sapere. Se impartite questo comando, come ho fatto io in questo momento, e ricevete un messaggio di questo tipo, quindi un avviso che se volete maggiori informazioni su WSL2 dovete andare su questo indirizzo di Microsoft, significa che il comando è andato a buon fine. Questo si verifica solo però se state utilizzando Windows 10 2004, quindi la versione rilasciata a maggio 2020, che appunto ha come una delle proprie punti di forza la nuova versione WSL2. Se invece impartite questo comando su una generazione precedente a Windows 10 2004 versione di maggio 2020 otterrete probabilmente un errore perché su quelle versioni precedenti è disponibile solo WSL1. Completato anche questo passaggio, torniamo al nostro menu Start e cerchiamo Store per avviare Microsoft Store. Dobbiamo infatti scegliere la distribuzione di Linux che vogliamo installare sul nostro PC Windows 10.
Ora ragazzi, sono disponibili la maggior parte delle distribuzioni, ci sono quindi Fedora, OpenSUSE, ce ne sono un po' per tutti i gusti. Se però non avete una preferenza forte, io vi raccomando di cercare appunto qua nel Microsoft Store Ubuntu e cliccare sul primo risultato, quello senza numeri di versione specificati. In questo modo procederemo ad installare Ubuntu, che è appunto, come conosciamo, come sappiamo, una delle distribuzioni Linux più usate e anche una di quelle meglio supportate. Quindi ripeto, se non avete una preferenza forte, per quanto mi riguarda, io vi consiglio di installare Ubuntu. A questo punto, una volta entrati nella pagina di Ubuntu, ho cercato quindi il nome tramite la ricerca in alto, clicco installa per procedere con l'installazione sul mio PC. Bene, terminata l'installazione, siamo pronti a lanciare il programma. Quindi cerchiamo il nome della nostra distribuzione sotto il pulsante Start e dovremo trovare appunto il comando Ubuntu. Eccolo qua. Cliccandolo, come vediamo, parte la procedura di prima installazione. Questo si verifica chiaramente solo la primissima volta. Eccoci qua, a questo punto ci viene chiesto di selezionare un nome per il nostro utente Linux, che può essere qualsiasi cosa desideriamo. In questo caso metto il mio nome e subito dopo ci viene chiesto anche di scegliere una password da associare a questo account. Io metto semplicemente una password composta da 3A per fare più in fretta. Termine dell'operazione, eccoli qua, ci siamo. Siamo davanti all'interfaccia del nostro Linux. Questo in particolare è, come appunto dicevamo, che fossimo davanti a un terminale Linux. In questo caso si tratta di Bash, quindi l'interfaccia a linea di comando utilizzata da un po' tutte le distribuzioni Linux in circolazione. A questo punto, dentro l'interfaccia, possiamo utilizzare tutti i comandi classici di Linux. È proprio come se fossimo davanti a un PC, a un terminale Linux nativo. Ad esempio, possiamo digitare pwd per visualizzare il percorso nel quale ci troviamo. Quindi, come vediamo, siamo all'interno di Home Zane, quindi una cartella home su un file system virtuale della distribuzione Linux. Possiamo utilizzare chiaramente anche LL per visualizzare la lista di tutti i file di questa cartella, ma la cosa che probabilmente vorremmo fare subito è impartire cd/mnt/c per spostarci all'interno della cartella C. Questa unità è appunto il disco fisso del nostro PC Windows visto da Linux, quindi visto dal sottosistema Windows per Linux. Se infatti impartiamo LL all'interno di questa cartella, come vediamo, vengono elencate tutte le cartelle di Windows. Quello che ci interesserà probabilmente è entrare dentro alla cartella Users, dove appunto abbiamo tutte le home, quindi tutte le cartelle iniziali presenti sul PC Windows. Quindi di nuovo stiamo vedendo le cartelle, il file system di Windows all'interno della nostra terminale Linux. Da qui possiamo fare LL appunto per visualizzare tutte le cartelle che sono presenti. In particolare il mio utente si chiama Info, quindi se cerco di entrare dentro Info e poi di nuovo faccio LL, visualizziamo tutte le cartelle presenti nella mia home. Naturalmente abbiamo il desktop, quindi se io entro dentro il desktop vedremo tutti i file presenti sul desktop di Windows, la cartella documenti, la cartella download e via dicendo. Tanto per fare una prova possiamo entrare in desktop, quindi cd desktop. Ricordate che i nomi delle cartelle, tutti i nomi appunto dei percorsi, dei file all'interno del terminale Linux sono case sensitive, questo significa che c'è una distinzione fra cd desktop con la d maiuscola e desktop con la d minuscola. In questo caso il nome è giusto, è desktop con la d maiuscola, perché altrimenti non entra. Una volta che entriamo qui possiamo appunto visualizzare tutto quello che c'è in questo momento sul desktop di Windows. In questo caso abbiamo appunto il collegamento a Microsoft Edge e il cestino che non viene visualizzato perché è un file speciale. C'è anche questo desktop ini che in questo momento non stiamo visualizzando veramente sul desktop perché si tratta di un file speciale. Tanto per vedere che effettivamente siamo sul desktop di Windows, possiamo utilizzare il comando touch di Linux per fare un touch prova.txt. In questo caso il file prova viene creato e, come vediamo, ci appare anche sul desktop di Windows. Quindi se in questo momento io apro il blocco note, scrivo 3 volte A, salvo e di nuovo torno al terminale di Linux e faccio cat prova.txt,
mi appariranno le tre A che abbiamo digitato dentro il file, proprio perché appunto dal terminale Linux stiamo visualizzando il file system di Windows. Questo è molto importante, soprattutto in seguito, perché chiaramente potremo utilizzare i nostri file sorgenti, modificarli da Windows e quindi farli leggere da Apache, PHP, Node.js, Redis e tutto il resto all'interno dell'ambiente Linux e quindi così erogare dei servizi e poter sviluppare utilizzando il nostro ambiente di sviluppo sul desktop di Windows, ma poi vedere l'esecuzione, quindi far veramente girare i nostri software all'interno dell'ambiente Linux e quindi ottenere un'esecuzione nativa all'interno dell'ambiente Linux. Per farvi vedere un'altra cosa interessante, io appunto ho installato Ubuntu e quindi posso fare sudo apt update. Questo che cosa significa? Significa che ho chiesto al mio ambiente Linux di aggiornare la disponibilità di software presenti sui repository Linux. Che cosa significa? Che Ubuntu offre dei server, che si chiamano appunto repository, che offrono la possibilità di installare in modo molto molto semplice una varietà di programmi. Con il comando che ho utilizzato, appunto apt update, ho scaricato la lista aggiornata di questi programmi. Ecco qua, ha finito di scaricare, quindi posso fare sudo apt install kaosei. Kaosei è appunto, con questo comando sto andando a installare un'applicazione che si chiama Kaosei, scaricandola direttamente dal server di Linux. A che cosa serve Kaosei? Bene, io posso scrivere Kaosei, quindi lanciare il comando e quindi dargli un testo a piacere subito dopo. Io qui ho scritto Kaosei e poi dopo gli scriviamo ciao da turbolab.it. Ecco qua. Quello che appare è appunto il comando Kaosei stampa questo animale con il testo che abbiamo accodato al comando. Ovviamente questa è una sciocchezza, ve l'ho fatto vedere solo a scopo dimostrativo per farvi capire che tramite appunto apt install possiamo scaricare nuovo software in modo molto semplice dei repository della distribuzione che abbiamo scelto e quindi installarli all'interno del nostro ambiente Linux in esecuzione su Windows. Questa può sembrare una sciocchezza, però appunto in seguito potremo ad esempio utilizzare apt install php per recuperare il pacchetto PHP che ci può essere utile per sviluppare delle web application. Bene, da Zara di Turbolab.it è tutto, fammi sapere se sei riuscito a seguire questa guida, se hai installato sottosistema Windows per Linux sul tuo PC, se ti funziona correttamente e per cosa lo stai utilizzando. Come al solito invece, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace qui sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Android, criptovalute e via dicendo, non dimenticare di cliccare sul pulsantone iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!